Buongiorno a tutti, sono Paolo Rondoni, scusate per la voce, ho un'influenza in corso, galoppante. Allora, vorrei aggiornarvi su due attività fondamentali svolte dal gruppo di attivisti in questi sei mesi, che riguardano una, le attività e le iniziative intraprese riguardo un'area verde abbandonata da anni. Più o meno le dimensioni sono quelle di equivalenti a un po' più di due campi di calcio, e la volontà dell'amministrazione, abbiamo fatto più commissioni sul punto, era quella di costruirci un centro sportivo, nello specifico una piscina olimpionica o uno skate park coperto. Allora, visto che l'area si trova su una striscia di verde e la presenza, tra l'altro, di una cascina, ci siamo battuti affinché su quest'area non venisse costruito nulla. Perciò abbiamo organizzato diversi banchetti per specificare quello che stava accadendo, abbiamo raccolto le firme di tanti cittadini e le abbiamo presentate in consiglio con un'interrogazione. A questa interrogazione è seguita una risposta dicendo, in cui si diceva che non era intenzione dell'amministrazione costruirci, ma anzi rimarrà verde. Tutt'oggi la maggioranza del consiglio di zona si attribuisce il merito di questa conquista. Secondo loro la zona, l'area verde, già dal principio non voleva essere toccata. In realtà ci sono state tante discussioni in merito, addirittura è uscito anche un articolo su Repubblica nella quale l'assessore Visconti affermava la sua volontà per la costruzione dello skate park. Un altro grande tema che riguarda la zona 7, non solo, anche altre zone limitrofe, riguarda Expo 2015. In particolare però la zona 7 è interessata dalle vie d'acqua. Ci sarà quindi questo canale che attraverserà tutta la zona, quasi tutta la zona 7, in parte interrata e in parte no, ma in particolare anche su questo tema abbiamo fatto tanti banchetti e raccolto le firme per evitare che venga costruito questo canale all'interno di un parco, per una serie di ragioni, innanzitutto ambientali, e poi spaccherebbe il parco in due, altre ragioni che non sto qui a elencarvi. Anche qui abbiamo presentato una mozione e la risposta è stata che il progetto è quello e non si cambierà. Tra le altre cose, durante una manifestazione che abbiamo organizzato, alla quale c'era anche il nostro banchetto, sono venuti anche i giornalisti del TG3 che hanno intervistato alcuni attivisti. Per quanto concerne la zona 7, noi ci troviamo, diciamo, la media di una volta alla settimana. Per organizzarci meglio e coordinarci meglio abbiamo creato un meetup di zona, e proprio a tal riguardo vorrei spendere due parole, nel senso che in questi mesi la zona 7 è stata teatro di diverse vicende poco piacevoli, tra le quali anche un'aggressione a un attivista. Tra l'altro vengo proprio da settimana scorsa, sono stato interrogato per 2 ore e mezza in questura come testimone, e a riguardo il gruppo, diciamo, dei consiglieri ha preso la decisione di espellere questo attivista di zona, e mi sento di condividere con tutti voi, anche se è già tutto pubblico, già commentato sul blog, il mio dissenso a questa espulsione, non per
l'atto in sé che abbiamo subito tutti condannato, io per primo, ma per il metodo con il quale è stato, con il quale è stato presa questa decisione, nel senso che 30 secondi concludo, nel senso che in questa riunione non c'è stato un contraddittorio con l'interessato, non sono stati sentiti gli attivisti, e diciamo che proprio da un movimento che dal Movimento 5 Stelle che vuole difendere la Costituzione e nei nostri codici, nella nostra Costituzione, garantito il contraddittorio, mi aspetto, in parte pretendo che nel nostro piccolo facciamo rispettare questi principi. Adesso passo la parola perché il tempo è scaduto. Grazie. Thank you.